Sono 505.000 gli studenti alle prese con l'esame di maturità. Tra questi, a misurarsi con la prima prova di italiano, ci sono anche i maturandi che vivono in Italia praticamente da sempre, ma che possono ottenere la cittadinanza solo dopo il 18° compleanno. Un'occasione per sapere cosa ne pensano della legge sullo ius soli in discussione al Senato. Trekib, 19 anni, maturando a Genova, è nato in Bangladesh, ma vive in Italia da quando ha 5 mesi. Parla 6 lingue. Penso che i ragazzi che sono nati qua e hanno studiato qua debbano ottenere la cittadinanza, hanno il diritto di ottenere la cittadinanza più di altre persone che ottengono la cittadinanza lavorando qua e la ottengono solo per prenderla e poi andare in altri paesi e sfruttare la cittadinanza italiana per ottenere il sussidio economico di quel paese. Kenneth, maturando a Milano, è ecuadoregno di nascita, ma parla italiano molto meglio di tanti altri coetanei nati qui. Spera di cuore che la legge sia approvata. Credo sia giusto alla fine. Se uno sì, comunque si adatta al contesto, alla società in cui vive, non vedo nulla di male ad ottenere la cittadinanza. Se poi, prendendo il mio esempio, io sono qui da quando sono piccolino, avevo 2 anni, in realtà sono vissuto qua praticamente, non ho vissuto lì. Sono nato lì, ma sono vissuto qua. Quindi, per certi versi, sono più italiano che non ecuadoregno. La legge in discussione introduce anche il criterio di ius culturae, della cittadinanza come diritto legato all'istruzione. Un criterio giusto? Sì, assolutamente. Cioè, penso sia comunque parte dei valori che devi acquisire per avere la cittadinanza. Per quanto riguarda lo ius culturae, sono circa 166.000 i minori stranieri che hanno completato almeno 5 anni di scuola in Italia, non tenendo conto di ragazzi come Kenneth e Trekib, che sono ormai maggiorenni.